sì, questo è Ciao Belli, io sono Roberto Ferrari, no, con DJ Angelo a coadiuvarmi. Quando fai? Pronto? Pronto. Sì, ciao Angelo, sono Giampiero Ragazzi. Ciao Giampiero. Un saluto anche al mittico Roberto Porchera. Ciao. Che sicuramente sta entrando in carburazione. Ferrari parte in carburazione lunedì mattina e poi via carburazione giovedì. Mittico! Giampiero! Grandissimo, senti, allora vi ricordo che oggi non ci sarò in onda. Perché sono stato inviato da Rete 4 come reporter in Iraq. In bocca al lupo. Ho deciso di accettare questa offerta perché voglio dimostrare che Giampiero Galeazzi sa affrontare anche temi importanti e non le solite cazzate di Bobo Vieri che va all'Hollywood. Vero? Dove sei adesso? Adesso sto all'Inate, all'aeroporto, sto aspettando il volo. Siamo qui io, Marco Scivoli e Carlo Nesti. Partite tutte e tre, Marco Scivoli si è vestito. No! Pace, viene pure tua sorella. Che cazzo di domanda sono, Roberto? Pensavo che andassi da solo, non so io. Vado accompagnato per farmi ciao ciao con un buon fazzoletto, capito? Vengo a Milano per accompagnarmi, capito? Vabbè, allora, siamo qua. Io, Scivoli e Nesti, Marco Scivoli si è vestito con un sacco di patate legato in vita con lo spago. Enrico Nesti con il solito burrich nero, certo. E quello tiene pure le notte per dormire, capito? Girano voci che del burrich Carlo Nesti ci tiene le armi chimiche. No. Attenzione, il signor Galeazzi Giampiero è atteso all'imbarco per Cuba. Ma come Cuba? Attenzione, Galeazzi Giampiero è atteso da Marco Scivoli per Cuba. Ma non andare in Iraq. Giampiero. Io vado a Cuba, raga. Siamo io, Scivoli e Nesti, che cazzo, scusa. Carlo Nesti sono 5 anni e lo vede la broglia. No! E mi ha convinto a portarlo a Cuba. Ho portato i preservativi d'amianto. No! Perché non si sa mai, capito? Poi Scivoli c'ha paura della polmonite e si è portato la mascherina bianca dei medici in prima linea. Ma non serve quella, dai. Roberto, dimmi. Senti, avanza pure un biglietto, sì. Perché doveva venire pure Variale, no? Enrico, sì. Variale. Ma la moglie di Variale, che è un Doberman, non lo lascia. La moglie non lo lascia venire via, certo. Roberto, guarda che a Cuba con 5 euro ti compri da casa, eh. Per le donne... Tu saresti il più bello del mondo. Ti ringrazio, ma devo stare qua, mi spiace. Allora, Roberto, dimmi. Per Imma non c'è problema. Ah, non c'è problema. La lasci una settimana a casa di DJ Angelo. Ah, guarda, no, che no, tanto no. È una persona fidata, capito? Fidatissimo, guarda, cioè. Sono tranquillo. Senti, Robby, sì. Tra l'altro mi hanno detto che in questo periodo con la primavera ti sono arrivati i primi pruritini. Non posso testimoniare. Ma che cosa stai dicendo? E infatti se Vincenzo è pronto dalla regia con l'Apex, sentiamo cosa tu, Roberto Ferrari, coniugato, stamattina hai detto alle 10 parlando con un collaboratore della radio, il DJ Miglini, come cazzo. Mauro Miglini. Metti questa cosa, va. Hai operato? Oh, beh, meno male. Come da dietro? Ma no! Veramente? Ma no! Non ci credo. Ma no. Chi sta dietro? Cioè, un colpo di qua. Prima o poi questa cade al tappeto. E non c'è un cacchio da fare. La tecnica è quella. La donna ti dice no. Sì. E poi quando ti dice sì, dopo tanti no, sono cacchi. No. Non registra a cazzo. Ciao, vai Robby che la primavera incalza, vai Roberto, andiamo a vincere, forza Roberto, vai Roberto, vai da dietro, vai grandissimo.